lasciato tutti interdetti. La notizia degli arresti effettuati questa mattina dai NAS, dopo che si è scoperta una truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, gravissima non solo per la natura criminosa in sé, ma perché utilizzava meschinamente la speranza delle donne e quindi di coppie su un senso di maternità che quando non si realizza significa sofferenza, umiliazione ed anche un grande peso economico, visto che molto spesso ci si rivolge a professionisti che prestano servizio in strutture private. Il percorso per la maternità sognata, la maternità sperata in presenza di problemi di infertilità è molto duro e notizie come questa, oltre a mortificare la sanità pugliese, fanno perdere la fiducia in chi non può pensare di cercare riferimenti validi lontano da casa, fuori da questa regione che ha comunque delle eccellenze valide. Diventare mamme è già un traguardo messo a dura prova ormai dalle consuetudini sociali che hanno di fatto spostato questa scelta sempre più avanti nel tempo, nell'età. E la fecondazione assistita combatte non poco con questo che è già un calo di per sé naturale. Ma oggi la scienza ha fatto grandi progressi, rassicurando le donne su elevati tassi di successo in questo senso, dando alle donne una possibilità. E per questo, anche dopo notizie come quella di oggi, che vi racconteremo nel dettaglio, non bisogna arrendersi e lottare determinate contro gli sciacalli della buona salute, della buona ricerca, dei buoni risultati. Perché a dispetto della notizia di oggi, come vi dicevo, tanti professionisti seri in Puglia sanno fare il loro lavoro ed essere vicini alle donne che richiedono assistenza, essere seri, responsabili. Si deve restare con gli occhi aperti, certo, perché a quanto pare la furbizia, ma diciamo anche la cattiveria, è in agguato sempre e quindi non bisogna abbassare la guardia. Anche quando si tratta di principi inviolabili come quello della maternità, purtroppo abbiamo imparato che c'è qualcuno che lavora su carte false. Chissà se le due donne arrestate insieme agli altri due colleghi uomini, in particolare, si siano però mai messe nei panni delle povere criste che hanno fatto imbottire di medicinali di cui non avevano bisogno, nell'illusione di realizzare un sogno così grande. È proprio questo quello che ci chiediamo, che vorremmo chiedere, in questa giornata in cui registriamo e vi raccontiamo un fatto così penoso.